your place on fire. Let's get higher. I'm gonna set your place on fire. Let's get higher. I'm gonna set your place on fire. Let's get higher.
your place on fire. Let's get higher. I'm gonna set your place on fire. Let's get higher. I'm gonna set your place on fire. Let's get higher. I'm gonna set your place on fire. Buonasera ragazzi, oggi doppia live, siamo in compagnia di Cast, ora. Ciao. Raga, che mi dite? Francesco, buonasera. Francesco, oggi sarai la mia cavia per il volume sia di gioco che di Discord, di Cast, che il mio. E devi dire se sono ben bilanciati tutti e tre i volumi. Allora, dove eravamo rimasti? Sto Fiat che ci fa qua. Stranamente la mia connessione è veloce. No, ma la mappa fa una sincronizzazione velocissima, pure a gappo io. Ha fatto così. Voglio partire. Come? C'è il problema che quando uso. Ehi Marco, buonasera. Marco, se vuoi entrare la mappa è aperta, Questo è. So che casino fa sto Fiat. Ora saranno, ti dico subito, sono 9 minuti. Vai tranquillo allora. Credo che fin verso le 19.30, 19.40 siamo in, sono in live. Domani, Marco, alle 17.30 più o meno, di nuovo in live. E vi aspetto tutti anche in vocale domani. Oggi rimaniamo ancora così. Domani in vocale. Questa sarà una mappa molto più seria, Marco, quindi pochi scherzi, pochi danni. No danni, come voglio dire, pochi danni alla fine. Sarà più reale. Quindi cercheremo. Infatti ho intenzione semmai anche di attivare tipo la distruzione del raccolto. Disattiva. No, è disattivata. Non so. Che prima ho fatto. Non c'è un trattore con le ruote strette? Ah no, mi hai detto di comprarlo. Aspetta. Sì. Aspetta. Vedete se riesco a mettere questo Fiat qui. Se ci va. Dopo lo compro subito. Voglio prendere pure un buono trazione con le ruote strette. Un altro Fiat se mai prendiamo. Monotrazione. Allora, trattori piccoli. Eccolo qua. Il Series 1000 monotrazione. Vediamo se ha le ruote strette. Pneumatici stretti. No, non li ha questo. Quindi non va bene. Quale può avere le ruote strette? Ah, provo a cambiare le ruote. Fammi vedere questo. La marca del... Tu dici cambiando la marca delle ruote può essere che l'hai monta? No. Raga, un trattore per le ruote strette. Il Same, che già ce l'abbiamo, vediamo se porta le ruote strette. No. Quale può portare le ruote strette?
Lamborghini? Il Lamborghini sì, porta le ruote strette, però lo vedo sprecato, sto trattore così grande con le ruote strette. Fiat 1000 è quello di default. Il Fiat 1000, vediamo dove sta. Demonta questo No. default? Sì, Sì. 1300. Prendiamo i 1000. Ammazza, 60.000 euro. Ma siamo matti. Se nei trattori medici sta qualcosa che ho messo una mod e... No, comunque costano tanto. Costa tanto. Nei trattori grandi... No, costano troppo. Uè, Fiercorna. È l'unico è questo, allora... Con le ruote strette. Se no... Il Valtra... Eh sì, dai, prendiamo questo qui. Vai, te l'ho comprato. Cosa ti serve più? Fiercorna, se ti va di entrare, la mappa si chiama Azienda Agricola Superboss. Ti aspetto. Postazioni serve, vedi. Così si chiama la mappa. Se ti va di entrare, sei il benvenuto. Ti serve lo spam di fertilizzante? No, c'è. No, quello per... lo dobbiamo comprare, mi sa. Quello là per l'erbaccio. No, c'è quello. C'è quello in farm. Sì, ma quello... Ah, mettiamo l'erbicida... Sì. Ma Eh sì, è per la l'erbicida calceviva? Per fertilizzante. la calceviva non c'è. Quindi ora te lo compro e lo porti. Ah, ok. Ma io quello dicevo per la calce viva, ho sbagliato a dire io. Prendo questo piccolo da 3200 litri. No? No, non lo tiene, lo faccio io. È vero. Grazie che me l'hai detto. Ampliamento, no. Configurazione, ruote. Questo è per calce viva, quindi pneumatici stretti non servono. Però l'ampliamento da 18 metri glielo metto. Non hai abbastanza soldi. Noleggio. No, facciamo il trucchetto della fattoria. Cast, promuovi al direttore agricolo. Nuova fattoria. Crea fattoria. Io mi sposto nell'altra. Poi trasferisci denaro alla fattoria. 100.000. Trasferisci. Siamo Arrivati? arrivati. Sì. Ok, rientro nella nostra. Questa qui. Cancello. Ok. Ok, in poche parole ora non ci sta niente da fare, mi sa. C'è Da fertilizzare. da fertilizzare. Ok, te ti occupi là, io se non sbaglio ci stava una missione iniziata, la vado a finire. O no? No. No, è stata consegnata, quindi ne prendo un'altra. Una che paga bene, nessuno. No, raccogli patate. Però prima mi metto a raccogliere patate per voi. No, non ci sono missioni, non c'è niente. Le Come? galline Sì. o le vacche anche. Ma le vacche serve insilato, serve tutta sta roba. Come la facciamo? Non abbiamo niente per il momento per le vacche. Ora iniziamo con le galline, poi prenderemo una pecora, appena facciamo anche un po' di paglia. Dove sono le galline? Fianco al silo. Dov'è il silos? Dove c'è il rimorchio blu? Eccolo qui. Ah, le galline sono in questo... No, No, questo dall'altra parte. è un garage. Qua è un garage e non le trovo io, cast. Di dentro, dove Ah, c'è qua. il trigger?
qua. È che stanno dentro le galline, qua dentro. No, vanno in giro per la farm. Ah, bello. Allora, Sì. compriamo. Ah, però ora con questo. No, non ci sono mod esterne, Marco. Sono tutte mod. Quale mod ti dà problemi a te? Vediamo. Oh, raga, ogni persona che entra gli dà problemi una mod. Andiamo a finire che alla fine non abbiamo più mod. Assurdo. Eppure sono tutte mod ufficiali. Ho messo un rimorchio per i cani. Ah, trasporto animali. Ah, le galline non si possono trasportare, vero? Quindi devo per forza prendere di qua. È vero anche che su farmi. È il carrello, la Lizard Slizza. Non te lo fa prendere, il problema è che quello l'ho comprato anche già. La Fango Reale fanno tutte parte delle mod ufficiali. Marco, prova a scaricare, vedi se non vanno, forse sono da aggiornare. Prova un po'. Compriamo 1.000 euro di galline, raga. Una per ogni tipologia. Un gallo, basta. €50 la gallina è un po' esagerato. Costa 10-12 euro una gallina. Vabbè, 1.000 euro confermo. Marco, prova a vedere un po', perché sennò è peccato che devo togliere altre mod. Già ho dovuto toglierne un paio per No. gap, un'altra per cast. Vedi se risolvi. Loro non sono usciti al limite. No. Se non risolvi, la togliamo. Ma come? Che succede? Il coso per il fertilizzante alle ruote larghe mi e schiaccia il raccolto e lo distrugge. No, assurdo. Micuzzo, benvenuto, grazie per esserti iscritto. Dove sei? Sono al campo 6. Cioè, veramente l'hanno fatto con con le ruote larghe. No, portalo fuori allora, non va bene, lo dobbiamo vendere. Lo Adesso è sgancia, è pieno pure. sì, aspetta. No, non lo svuotare perché finisce che va sempre sul terreno e ti distrugge il terreno. Tira dritto ormai perché retromarcia fa più danni ancora. Sì, la Lizard Slizza è questa qui. Dovrebbe essere questa. Aspetta, se no vediamo per marchi. Dove si vede i marchi? Qua. Lizard. Dov'è la Lizard? Aspetta. Vi sono ciucato oggi, non ci vedo. Oh. La L sta qua, eccolo qua, Lizard. Marco, speriamo che non è il trattorino, perché il trattorino non lo vendo, ti avviso prima. Non è quella. Schuber. Slizza. Ah, eccola qua, quella che dobbiamo appena rimuovere. Marco, è questo. Eccolo. Questo qua lo dobbiamo vendere e non lo usiamo più. Aspetta, l'ho configurato, però mi è rimasto dentro il fertilizzante. Ah, perché monta anche le gomme strette? Sì, certo, ci sono le gomme strette. Sì, però tiene 1000 di... Però Marco questo non lo può usare. Cioè, non lo fa entrare come faceva a te con la case. Assurdo, Boh. eh. Assurdo perché sono mod ufficiali. Marco, ora lo vendiamo quello. Semmai svuotalo, cast. Sì, finisco il campo. Come ti dà errore con la. Prova a scaricare direttamente dal mod hub, Marco. Ste mod.
Non le prendere dal Buonasera a sito. tutti. Buonasera. Buonasera. Il nostro caro Angelo Feola, siamo in live. Lo so, ho visto. Come Sul. andiamo? Tutto a Tutto posto? bene, tutto bene. A lei? Tutto a posto. Cosa mi dice? Se... cosa le dico? Cosa le dico? Prova a fare cerca, Marco, oppure dal sito quello ufficiale di farming. Anche con le ruote strette, calpesta lo stesso raccolto. E ora lo vendiamo allora. L'ho Su. già venduto io. Ah, l'hai già venduto? Sì. Vai, Angelo, cosa stavi a dire? Angelo? No, vabbè, insomma, la situazione è un po' complicata. Comunque, Che succede? Che succede? succede un po'. Vabbè, me lo direi dopo in privato. Poi te lo dico dopo. Comunque, ragazzi, ma che mod ci stanno a scarico? Che entro un po' pure Abbastanza, prova. Se io. Ma hai le fa una. scaricare lui in automatico? Sì, te l'hai scaricato tutte le mod ufficiali. Però, come vedi, già ad esempio, Marco ha un problema con una mod. Ora dobbiamo uscire, la devo rimuovere perché non gliela visualizza quella mod. Che Quindi mod hai? la slizza e non gliela fa usare. Ora sto uscendo dalla partita. Dobbiamo, raga, un minuto che ti carico la partita. Si Allora aspetta. Ma le mod aspetta che scarichi anche. lui te le mette in se sono nella cartella mod. Sì, te le scarica in automatico il gioco. Quando avvii la Sulla partita. cartella mod te le avvia pure, diciamo. Sì, credo di sì. Nella cartella file del gioco, quindi, ok. Non lo so se le mette lì o le mette nel cloud di Epic o dove hai preso il gioco. Ti dico la verità, non Ah, lo so. ok. Comunque stavo uscendo pazzo, che non si sentivano le live, il rumore del gioco, le persone che parlavano si sentivano malissimo. Il computer si era preso, invece di catturare l'audio dello schermo, catturava l'audio delle cuffie. Il microfono sentiva il gioco dalle cuffie, cioè è una cosa assurda proprio. Cioè, non ho capito con che cosa, cioè che è successo. In poche parole, invece di prendere l'audio del desktop, non lo percepiva l'audio del desktop, il programma. Percepiva. Vabbè Marco, prova la fangoreale, se no togliamo anche quella, non ti preoccupare. In Ma poche loro ce ne parole. stanno un sacco, Romond. Eh sì, ma stai vedendo la live? Adesso sì. Allora, Lizard, eccola qui, la togliamo. Continua. Io devo andare. Devi andare, Sì, ciao. Cast? Sì. Va bene. Aspetta, io sai che Ciao. ho guidato lo scavatore. Ciao, ciao. Ho guidato lo Ciao ciao. scavatore su quel mezzo che si usa, diciamo. Aspetta, vorrei provare, Marco, prova a vedere ora se ti fa entrare. Dai, entra anche in vocale se ti va, Marco, ti aspetto. Sto avviando la mappa, Angelo. Comunque, vedi ora se. La mappa si Sì. chiama sempre uguale, Ok. eh. Questa alla fine sono live di prova con questa mappa. Ancora non è. Diciamo, stiamo lavorando, ma non al 100%. Allora, dobbiamo prendere uno spandi fertilizzante. Dai, che quando arriviamo ai 200 iscritti, Angelo, faremo anche una piccola festa all'interno del Discord, Grande, dove grande. attiveremo la webcam. Grande. Mi fa molto piacere. Va bene. Allora, io volevo vedere, ma per trovare tipo il carrello, quello che serve per guidare. Aspetta, l'ho trovato. Sì. Solo però con lo scavatore si può guidare, col camion no, eh. Quale carrello? Quel carrello che porta lo scavatore. Marco, entra che ti sposto io in vocale, non ti preoccupare, noi siamo sopra, siamo in live. Ah, ok, sei entrato già. Ok, ora ci senti. Buonasera, Marco. Ciao, buonasera. E non parlo, assurdo. Buonasera.
Buonasera. Lo sento 10 km di distanza. Aspetta che rialzo un po' il volume. Non credo siano le mie cuffie perché No, no, guarda. ti tenevo, era il tuo volume, non so perché, se siamo sotto i volumi era al 10%, tipo. Ma oggi avevo visto che eravate in live, ma cos'è accaduto alla fine? Cosa è accaduto alla fine? Non, cioè la live non era oggi alle 3. Sì. E Eravamo in quindi live. oggi due. Quindi oggi due live? O è Sì, stata prolungata no, fino a no, quest'ora? due live, due live. Ah, ok. Beh, perché no? Ho voglia, hai tantissima voglia di giocare su questa mappa nuova, perciò. Poi mi perdo, non trovo la strada, però va bene, è assurdo. La password è la stessa? Sempre la stessa, sempre la stessa. Stai scaricando, Angelo? Sì, sto arrivando, sto avviando Ok. Marmino. Ci saranno tipo una ventina di mod da scaricare, Duro. eh. Però sono tutte belle. È carina questa mappa. Bellissima. Quel poco che ci ho giocato oggi per la prima volta. Cioè oggi doveva essere una live, dovevamo solamente sistemare, comprare mezzi, roba così. Però poi ho avuto l'intuizione che invece di mettere io gli edifici, ho iniziato la partita in single player, che me la faceva già iniziare con gli edifici, mentre in multiplayer no. Sì, infatti anche io l'ho fatto perché poi, non so, ma alcuni edifici dal negozio non me li dava da poter comprare, ad esempio le stalle, eccetera, se non sbaglio, quindi bisognava fare per forza così. Però questa mappa, non so se ti ricordi, ma già sul 15 c'era, se non No, sbaglio, non la ed è ricordo. sempre stata. Vabbè, è sempre stata così, diciamo. Ed era bella soprattutto per il dettaglio delle galline. Sì, che vanno girando. Ma ora devo comprare il Che. cane appena faccio una cosa di soldi. E se le mangio il cane. No! Come, prego? Un dissocio. Vaporaccio. Ma poracce le galline, non. No, Intanto cosa c'è da fare di bello in farm? ci sarebbe da fertilizzare. Ora sto andando a prendere. Che cazzo si dissocia. Sto andando a prendere a raccogliere la fertilizzatrice al negozio. Ma il trattore che fa più velocità è 30 km orari. E vabbè, in mezzo Vedo a che hai sti preso la carriola Fiat. già te. Boss, In dobbiamo giocare a teoria il Fortnite più intanto. veloce. Per quelli che ho visto, oltre alla carriola che fa i 50, c'è il Sam Argoson che Sì, fa i 43. ma allora non hai capito, oggi con quel trabiccolo di camion senza cabina, senza niente, Sì, ho ci ho trainato il rimorchio col presente. Fiat 1350 sopra più l'aratro 3 vomeri. E Bene. quel coso camminava. E beh, la potenza ce l'ha. Angelo, che stavi a dire? Dicevo, dobbiamo giocare Farming Simulator con il volante. Beato chi ce l'ha il volante, io no. Io ci ho provato, ma comunque cioè fare manovre è Guarda che abbastanza sono difficile. d'accordo. Cioè No, dipende anche dal tipo di volante se c'hai. se lo avevo il volante, ci giocavo sempre. Ma Perché soprattutto ad secondo Euro Truck. me. Ma sì. Ma no, ma anche Ma a. guarda che qua guidare il trattore, cioè col volante è stupendo, cioè Devo mai vedere appena toccato c'è una cosa di qualcosa. soldi, anche se ancora non ho preso il PC, se trovo un volante, un 100 euro lo prendo, però deve essere quello col Boss, motore. adesso prendi prima il PC. Il Ma problema è che il PC non dipende. scende, Angelo, non scendo, io Come? sto, non scendo nei prezzi, io sto vedendo tutti i giorni. Sto vedendo tutti i giorni su internet. Per il fatto del volante dipende, cioè ci sono alcuni che dipende anche dall'angolo di sterzata che hanno. Ad esempio io ho preso il Thrustmaster T150 che sta sui 170 euro Sì. circa,
però ha un angolo di sterzata di 1050 gradi, 1090 gradi. In parole povere si fa un giro e mezzo a destra e un giro e mezzo a Vabbè, sinistra. come quelli reali. Guarda che quelli reali Sì. così sono, eh. Sì, e sui 100 euro sempre della Thrustmaster ce n'è uno che però ha un angolo di girata molto limitato. No, io se lo prendo reale. Quindi uno è meglio che fa un investimento, infatti con i volanti Thrustmaster praticamente si possono anche migliorare, quindi l'anno dopo ad Sì. esempio puoi attaccarci il cambio sempre della Thrustmaster, quindi upgradarli, diciamo, Sì. perché sono tutti pezzi compatibili. Ma perciò se lo trovo, ti sto a dire uno a prezzo buono, tipo un 100 euro Thrustmaster anche usato lo prendo. E mo gaffa, dove mi ha messo i fertilizzanti qua? Ah, poi mi serve l'altro Fiat per fertilizzare. Quello con le ruote strette, non so dov'è, se lo trovi. Ce Ma l'aveva prima c'è tasto. come opzioni che c'è attiva? Distruzione del raccolto, erbacce, aratura, tutto. Questo sarà molto reale sta partita, perciò stavo a di prima. Gaffa, dove mi Dove hai dobbiamo portare in messo? farm? Sì, portalo in farm che sto cercando i silos per riempire la fertilizzatrice che non so dove li ha messi i gap. Beh, in teoria con le ruote strette posso passare in mezzo al raccolto, dai. Sì. Certo. Non trovo i silos dove me li ha messi i gap. Mica li hai visti te per caso in giro in farm? Qua c'è I chiuso. silos. Quelli per riempire la fertilizzatrice, i semi. So che li ha Non lo comprati, ma sappiamo. non so dove li ha messi. Bella domanda. Spostatevi, stupide galline. No, mi dissocio, poverette. È meglio che si spostano e che o le metto sotto col trattore. Ma era molto meglio se la facevano ancora più reale, che tipo le potevi uccidere. No, mi dissocio. La stessa cosa pure con i maiali. Tipo io vado sotto le mammelle delle mucche e caccio la Mi dissocio, motosega. mi dissocio. Mi dissocio, mi dissocio. Perché il Fiat fai 20 all'ora? Madonna. Quello è quello originale di gioco, eh. Perché era l'unico che faceva, l'unico che costava di meno che montava le ruote strette. Siamo alla ricerca dei silos perduti. Basta, te hai visto dove li ha messi i silos? Ma li ha comprati? Oh, mi fa venire il dubbio, Cerchiamo nel negozio. Silos. Allora, boss, come ti chiami? Azienda Sì, ci agricola sono. Superboss. Sì, li ha messi, ma dove? Adesserci ci sono. Non so dove, però ci sono. Azienda agricola Superboss Channe? Certo. Sono sempre io, Ok. sono sempre Grande, io. Bingo, li ho trovati. Li grande. Dove? ha messi qua vicino al campo 4, tra il 4 e il 2. Bene. Questo che roba è qua? Questo è fertilizzante? Ah Sì. beh, comunque sì, ci No, li ha sta, messi perché bene, li ha comunque la messi farm era bene. stretta. Sì. È solo che non sapevo dove li aveva messi, perché non li ho visti, stavo a fatto io. Che campo il 6? Ammazza, 6.000 euro costa. Costa il fertilizzante. Sia il 4 che il 6, mi sa. Perché il 4 neanche è fertilizzato, infatti. Questo richiede anche la calceviva, però ce ne siamo accorti dopo. In teoria la calceviva si deve mettere dopo l'aratura e prima che Sì, venga seminato. noi ce ne siamo. No, si deve mettere prima della. Posso scaricare una mo queste qua Sì. perché va portato sul sito. Sì, tutte quelle che ti elenca. Purtroppo sì, Angio. Oh Gesù. Perché non ho potuto neanche fare un file dove le mettevo tutte, perché sta sul. Stanno sul modhub, quindi io non ho i link. Oh Gesù d'amore acceso.
È meglio non sprecare fertilizzante, mi No, è sa. meglio Allora aspettate un attimo, voglio. no. Ma vai tranquillo, Angelo, non ti preoccupare. Vabbè, però comunque il fertilizzante, cioè, in due volte ci fa il campo praticamente, quindi Sì, ma non 6.000 consuma euro. neanche tanto in realtà. No? Meglio. No, ho finito quasi il campo, sono al 96%. Ah, allora. Io sto cercando la casa. Ma dov'è casa? Ci sta in questa mappa? Sì, eccola qui. Bellissima. Sì. Teoria tipo dove c'è l'officina, Sì, è poi. bellissima, come piace a me. In stile moderno. C'è anche il piano di sopra alla Stile grande. moderno, comunque questa deve essere ispirata ad una farm degli anni 70, non so quanto moderno, ma va bene. Guarda dentro com'è. È Sì, ho moderna la presente casa, eh. com'è. Guarda che è molto moderna. E la cosa bella di sta mappa, vabbè, che comunque i campi sono piccoli, ma soprattutto cosa che mi è piaciuta, soprattutto sul 2019 e non sugli altri, che comunque essendoci già le farm, cioè tu hai già, diciamo, la fattoria costruita e non devi metterti lì a piazzarti gli edifici storti, Sì. Però eccetera. devo capire mo dov'è di nuovo la casa. In teoria in farm ci sono il recinto Che voglio mettere per la le cuccia mucche del cane, se me la e fa per le mettere pecore, vicino. oppure per i maiali. Per i Ci maiali. sono tutti i recinti se non sbaglio. Volevo mettere la cuccia vicino casa, ma non me la fa mettere. Devo andare a fertilizzare anche il 6. Sì, controlla la mi sa di sì perché là stava prima cast. Ma tu? L'oggetto col lite, l'oggetto col. Ma con che cosa col lite? E che la mettiamo al centro della farm? La voglio mettere da qualche parte. Che non dava fastidio sta cuccia. Io la metto tra le frasche a frane qua. Comunque il 6 richiede la rasura in teoria, insomma. Ma già era seminato. Quindi non Quindi, abbiamo vabbè, mi potuto fare chiede la niente. ratura. Passo lo stesso Sì, passa, passa. portiamoci le capre a pascolare, così estirpano stesso loro. Raga, mi piace dove ho messo la cuccia del cane. Era l'unico posto un po' dove ci stava di più. Boss, ma le capre si possono mettere con qualche mod? Ma ci sono. Ci sono le capre. No, Le le pecore. pecore. Lo so, Ma le noi capre diciamo, dico. che sono capre. Ah, meno Vabbè. male. In realtà non è che cambi molto. Ha un po' No, cambia. cambia. Cambia, Sì, cambia. lo so, lo so, lo so. Nella realtà sì, ma sul gioco, cioè, anche se è una mod, non è che cambi molto, diciamo, dalle pecore. Ah, sì, in Cioè, gioco sì. dico come skin esterna, ma alla fine c'è E il. poi alla fine le pecore, quando dopo la tosatura che cominciano a rifare il pelo sotto le quali le Sì. capre. Vabbè, sì, Cioè, però alla le fine è quello. capre hanno le corna. Le corna, sì. Eppure i zimmari. Allora, qua ci vanno. Boh, vediamo Posso se trovo. fertilizzare i passanti. Sarebbe. Ah, no. Ah, boh. Ora ho capito. Mi sento un classico padre di famiglia negli anni 70 che torna a casa dopo una giornata di lavoro. Stavo Sì. vedendo Bel qua, dov'è che filo. si mettono gli animali? Dove si comprano? Ma non trovo. Qua forse sì. Dove Allora, lo sì, metto il anche i Fiat? maiali ci vanno. I trattori Dove lo parcheggiano lì metto? qua, ci sono tutti i posti qui. Dove mi hanno messo il same? Vabbè, ma la cuccia del cane è lì, mi sa. Sì, Ci sta bene. però ci sbatteremo dentro innumerevoli volte. Ma perché tu passi sui cespugli? Io Vabbè, però chi non lo sa ancora, no. Ah, almeno una attento volta. alla mia petta qui, eh. Ehi, si è fatto pure la pet! Pure la pet! Ah, Ma boss, dove lo lascio comunque qua? io nella mia cosa single player l'ho acquistato, cioè ho messo una mod
delle verdure. Cioè, ho fatto l'orto con le verdure, pomodori, insalata. Metti pure tu questa moda, è bellissima. Ma in realtà Marco, davanti vieni. Alla farm, cioè. Marco, vieni. Arrivo. Stiamo a due nella non fetta. Capisco come in questo cosino ci stiamo in due in magari trattori enormi non ci possiamo. Vabbè. Ma perché nei trattori c'è un trattore in cui si entra due? Guarda ora ma dove siamo tutti noi. I trattori. Cioè sì, basta usare la Universal Passenger e poi premi Shift vedi? Z e ti fa salire come passa. Ma non in tutti i trattori. Beh, solo quelli alcuni che mod. Sai come stai stretto là in... Esatto, infatti io da fuori ho un po' la spalla compenetrata in quella di Super Boss. E io mi sarei dovuto spostare un po' più a questo altro lato. Vabbè, aspettiamo che cresce qua il primo stadio, poi facciamo la seconda fertilizzazione. Ma qui non è fertilizzato tutto. Non ci ho fatto due passate perché sennò poi lo sprecavo, cioè. Ah, vabbè, non ti preoccupare. Aspetta che cresce il raccolto. Comunque per una... Cioè, la... Perché l'ape è verde? Non era meglio blu? No, perché di solito le apette sono verdi dalle mie parti. Poi non so. Io le ho viste quasi tutte verdi, a dire la verità. Sì, Angelo, in realtà stasera live. Sì. Angelo. Angelo crash e non parla. Ma in teoria l'ape c'ha le ruote strette, posso passare sul campo? Non credo. Non ha le ruote strette. No. Ma le regole sono sempre di non avvicinarsi al biogas. Certo. Se cresco, in questo caso anche non avvicinarsi ai campi. Bravo. Che per cortesia col biogas abbiamo avuto brutti ricordi, Cioè? Boss si ricorda. Come? Non mi ricordo. Io non c'ero. Tu no, ancora no. Non ero ancora nato. No. A fine di una live, mentre stavo a chiudere la mappa, uno va e mi chiude il silos quando era a metà nemmeno. Non ho scoperto mai chi è stato, se no l'avrei bannato. Poi quelle cose con la legna ti hanno fatto, boss. Mi hanno tagliato gli alberi. L'albero in farm alla fine chi è stato a tagliarli? No, quello in farm era Ricky. No, Ricky, no, sbaglio. Ricky portò giù i macchinari. Per errore. Mi sa che qua si può fare la seconda passata di fertilizzazione. Sì. Che poi c'è un ecco problema. Cosa c'è da comprare. Il leva erbacce, mi sa. Perché le erbacce sono attive. Ma in realtà si può fare in due modi, in teoria. O con la... con la span di fertilizzante. No, compro quello là che non costa per ricaricarlo. Compro... il starchiatore. Il starchiatore, sì. Vado di starchiatore. Beh, in teoria si può comprare anche quello da 15 metri direttamente. Quello ho preso. Lo vado a ritirare con il Fiat. Comunque c'è un problemino nella pecar. Qual è? Quando tu giri dall'esterno vedi il personaggio che gira la mano in... Sì, me ne sono accorto. In modo non molto reale, soprattutto quando giri a sinistra. Da dietro se vedi ti vedi la testa fuori dal finestrino. Vabbè. Ma in realtà non è fuori dal finestrino. Il finestrino fatto un po' male. Come no. Tutto. No, beh, ma vabbè. Vabbè, raga. L'ape è farming. L'ape è sano. L'ape è sano. L'ape. Apprezziamo l'idea del creatore. Tantissimo. Dire l'ape è sano, l'ape non si tocca. Mi sa che devi fare la seconda passata di fertilizzazione sul campo 4, No.
ho appena lavato il trattore. Ma è bello avere i mezzi tutti puliti e ordinati. Sì. Ma soprattutto lasciarli. Lasciarli nei capanni, visto che qui ci sono innumerevoli capanni, cioè puoi lasciare i mezzi dove ti giri, giri in sta farm, ci sono posti dove lasciarli, tra capannoni e spiazzali. Su che campo è il 4? Se non sbaglio sì, perché è Se non sbaglio. cresciuto, se non sbaglio è cresciuto il primo stadio Ma dove devo vedere nella composizione terreno? Sì, vedi. No, Ah, mi prova, fai la dice. prova di mettere l'operaio, se lo accetti. No, tu non puoi farlo. In teoria, beh, mi richiede la calcerina. No, il fertilizzante mi dà fertilizzato. Ti dà 50% però, deve essere al 100% la fertilizzazione. Dov'è scritto il 50%? Tu stai vedendo in mappa. Ok, Sì. ti compare blu scuro o azzurrino? Ah, azzurro. Ah, Azzurro, allora è da fertilizzare la seconda volta. ok. Vabbè, provvedo subito. Arrivo subito. Addirittura. Ragazzi, mamma ragazzi, che ve lo spiego a fa che è successo oggi a scuola mia? Guarda, è proprio successo un bordello. Cioè, c'erano due professoresse che proprio, mamma mia, tra un po' si picchiavano quelle, eh. Stranamente non sto laggando. Sarà che Ok. siamo in tre, però. Ciao Cioè, azienda non agricola. ho deciso. Comunque azienda agricola, guarda che io su Discord ti ho risposto, non so se hai letto il messaggio, scusami, ma ero andato un attimo di là. Spero ci sei ancora in live. L'ho fertilizzato. Fertilizzato? Ma in teoria, vabbè, non, cioè, i lati cioè, non fa niente, oppure devo passare. No, vabbè, lascia perdere, mica è cresciuto l'erbaccio che sta arrivando con il trattore, perché se è cresciuta dobbiamo far cambio di nuovo trattore. Quello è brutto quando all'inizio, perché non hai tanto lavoro, cioè i campi sono pochi. Angelo, da che punto stai? Angelo si è perso nelle mod, secondo me. Ah, che è mutato.
No, aspetta che dai, perché secondo me tra poco crescono le erbacce. Si deve togliere l'erbaccio. Noi abbiamo sole. Devo prendere il 2, vediamo quanto costa. X 55.000. Quasi quasi lo compro. Almeno abbiamo più lavoro da fare, anche già pronto da raccogliere, ma sì, compriamolo. Marco, se vuoi ci sta il terreno numero 2 da raccogliere. L'ho appena comprato. Erbaccia. Lascio la mia Fiat che tolgo le erbacce. Mamma che sound. E niente, nel dubbio mi chiamano. No, vai tranquillo, non ti preoccupare. E io avendo Discord dal telefono. Ovviamente mi si stacca di sopra. Devo fare la paglia nel caso avesse qualcosa. Il problema è che dove la mettiamo? Non abbiamo neanche come raccoglierla. Teoria possiamo affittare un attimo, non so quanto costi. Io credo che ci costa più affittare che il guadagno che ci Vabbè, per facciamo. noleggiare un'imballatrice 5.000. Più o meno Che ogni ce ne palla vale facciamo? 400 euro. Ma che ti credi? Secondo me là non ne escono. Là se ne escono due o tre è tutto il mondo. No. Sì. L'ho già attrezzata in single player questo campo. No, per il momento no. Anche perché abbiamo solo 12.000, non ci conviene. Ah, io devo caricare almeno 20 balle sul lave e andarmene. Dovrò farla questa cosa. Ci vanno 20 balle sull'ape messa una sopra l'altra. Beh, Non credo proprio. sì, ci vanno, ma si ribalta però. Ora in teoria c'è un carrello solo in farm. Sono due. Ora Perché prendo io uno e vengo. Sì, vengo da ho te. visto solo quello alto, ma non so se quello alto nella parte Quale hai visto? Quello vicino al silos? che ho visto. Sì, quello dentro dove si Tranquillo, scarica. già sono scaricato io il mais prima. Bene. Perfetto, calcolato. Spostatevi galline! Per le galline. Cos'hai tu lì da. Cosa stai raccogliendo? Frumento. Ok, ottimo, così lo posso dare anche alle galline. Teoria, la stalla tra virgolette del pollaio è vicino al silo, in quella casetta. Sì. E per scaricare il frumento dove bisogna scaricare? Davanti, se non sbaglio, ci sta.
Ma è una mia impressione o le metitrebbie queste piccole raccolgono di meno di quelle grandi? No, ma non sarà neanche fertilizzato. Infatti, sto campo è fertilizzato a zero. Calceviva richiesta e tutto, è normale che dà pochissimo. Infatti sono Infatti, ancora al 26%. dov'è il coso per la calceviva? Ci stava una volta, dove l'hanno messo? Ma il campo posso farlo anche tutto attorno, Sì. oppure devo farla? No, 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 vai, vai. Ma noi non avevamo una volta il coso per la calceviva, non mi ricordo, mo. Io l'ho comprato, se non sbaglio. Comunque c'è l'aratura richiesta su tutti i campi, vero? Sì. In teoria al posto dell'aratro possiamo usare anche l'arieggiatore che Quello assume la abbiamo, stessa quello funzione. abbiamo, quello abbiamo. Abbiamo un arieggiatore, infatti. Beh, quello da quanti metri? Il più grande, quello che può andarci anche la seminatrice dietro. No, non abbiamo lo spandi. Se uno compra quello da 3 metri può metterci la seminatrice che ti dà Scusami. di default già la partita. Questo quando viene a costare 47.000. Ma sempre Purtroppo di arieggiatore. ora. No, di spandi. Come si chiama? Spandi Sì, diciamo spandicongiva, però per la calceviva. Il problema è che ora non abbiamo i soldi. fertilizzante, in teoria. Ho fatto la stupidaggine a prendere quello piccolo. Dovevo prendere direttamente questo grande. Mettevo le ruote strette. Questo da il più grande con la configurazione. Devo per forza noleggiare ora. Però non l'ultimo non ha gli pneumatici stretti in teoria. No, l'ultimo, prendevo quello là, il medio. Vabbè, il tempo che si accende sto coso. E dopo Comunque macina. No, porta. ho preso il medio. Solo per la calceviva, l'ho noleggiato. Per il sistema lo spargimento a dischi No, ho o preso quello quello ce n'è? normale, ho preso quello normale perché comunque l'ho Che i campi noleggiato, sono quindi piccoli era. alla fine non lo spreco. Prima cosa quello, seconda cosa l'ho preso normale per via che il campo l'ho noleggiato, voglio dire, e quindi non abbiamo bisogno di spendere altri soldi inutili nella configurazione, capì? Ma sto mezzo in salita si ferma. Ehi, Daniele! Quale? Il trattorino stupido là, quello piccolino. Il rosso? Il Lizard. Ciao, oggi non ho potuto esserci perché avevo da studiare la computer. Ma vai tranquillo, Daniele, non ti preoccupare proprio. Tranquillissimo. Alla prima no, alla seconda, vedi, ci stai. Qual è il problema? Non ti preoccupa proprio. Daniele, non mi faccio problemi, lo sapete. Se non potete esserci, non c'è problema. In teoria d'estate, visto che non ci sarà in teoria nel lavoro e né scuola, potremo fare le big live fino alle 3 di notte. In teoria io in estate non faccio mai live, non gioco mai a PC perché Bene. camera mia diventa un forno. Si raggiungono i 40 gradi e il PC soffre tantissimo. Se riesco la sera faccio qualcosa, ma non è detto. Infatti non ho mai giocato. È Beh, difficile. entro l'estate non per il computer nuovo Se lo trovo a buon prezzo, sì. Cioè, se i prezzi scendono, dei. ma dipende, cioè lo cerchi già assemblato? No, ho fatto la cazzata. Questo ha quest'altro Ok. aggancio. No, me lo aggancio lo stesso, grande. No, non ha assemblato. Lo posso anche prendere che lo devo assemblare, non c'è problema.
E qual è il problema principale? I pezzi che stanno alle stelle. Io in teoria cosa ho fatto? Praticamente, vabbè, lo feci tipo 3 anni fa il computer e all'inizio avevo una scheda grafica, la GT 710, non so se presenta Ma bene la per scheda quello che... grafica. Sì, ma per quello che devo fare io, come minimo ci vuole una 1660 da 6 giga. Sì, poi cosa ho fatto? Praticamente l'anno scorso, visto che avevo, diciamo, recuperato la spesa, ammortizzato la spesa, mi sono messo più o meno una 1050 Ti. Di uno può, visto che il computer fisso è così, può anche Sì, no, partire perciò con io uno più cerco di scarso. prenderlo. Ma più scarso comunque calcola me serve per le live. Devo giocare a 5M. E il computer ci vuole. Per 5M ci vuole una buona scheda grafica e almeno 16 giga di RAM. O un buon processore. Questo ora quanto Il mio. ha? Sì. Io ho un Ryzen 5 2005 U. Poi ho una scheda grafica interna da 2 giga, non so cosa sia, una Vega 8 se non sbaglio. Calcola che Ma il è computer è un di quanti anni portatile. ha? Ma un anno, 2 anni. 2 anni ad aprile. Però calcola che è un Beh, portatile. comunque quanto è costato? 7,50. Questo è il brutto dei portatili che non li sopporto, che dopo più o meno un anno e mezzo, cominciano ad avere un calo di prestazioni e anche se No, li allora paghi ti devo quanto un dire la verità. computer... Io il calo di prestazioni non l'ho avvertito. Su Beh, di questo solito dipende anche uno come li tiene, è però... un ottimo PC. Poi io questo non l'avevo preso per giocarci, sia chiaro, capito? Io questo l'avevo preso per il lavoro. Che poi ora mi ci trovo a giocare è un'altra cosa. Me l'avevo preso per tutt'altro. L'ho raccolto, finito il Ah, ora campo, arrivo. dove l'ho messo? Ah, te lo stai prendendo tu? Ok, no, già l'avevo pure agganciato, poi sono andato a prendere. Ma queste galline volano? Una miseria, 5.000 di grano, Ah, cioè ok, questo sei nemmeno... te. No, credo che ancora lo dovevi scaricare all'interno della trebbia. Che si aveva un rimorchio. Una miseria, nemmeno il costo della benzina. Poi mi sono messo a 5.000 di fare grano. l'erbaccia. Semmai finisci di togliere l'erbaccia un attimino, tu. Ti manca solo la parte finale, diciamo, del campo. Perché il resto ho fatto tutto. La parte finale del campo. All'inizio, a sud, diciamo. Quella vicino al 2. Ma il 2 è anche era un È sotto. quello che hai appena lavorato tu. Mi serve un trattore. È da trebbiare il 2. No, l'hai appena trebbiato tu. No, quello era il 6. Se Era il 6? io sto parlando del 2, quello Ah, vicino il al 4 e 2. questo. Il 2 sì. Però, vabbè, c'è l'erbaccia, ma in teoria è già stato comprato così, no? Sì, l'ho appena comprato. Ora sto Questo è prendendo il il coso brutto per la di calce computer, viva. no? Perché Campi non solo li compri, li paghi un botto e poi te li danno anche in brutto stato. ciao Daniele. No, non sei Daniele. Sì, è Daniele. Sì, sono io. Il serbatoio per la calce viva non ci sta. Beh, in teoria sulla mappa c'è... non so dove, ma c'è. Per la calce viva. No, ci sta erbicida, fertilizzante liquido, fertilizzante solido e semi. No, devo andare di nuovo al negozio.
Sto appena notando che in basso alla mappa arriverà anche il recinto per cavalli che non avevo notato. Sì. Ciao. Uè, Mattia. Mattia, stiamo lavorando un altro po' sulla mappa nuova. No, va abbastanza bene, dai, a parte i trattori che sono belli rumorosi, come piacciono a me, e ancora non abbiamo comprato i camion, che anche sono belli rumorosi. Appena avremo i soldi, 190-38, Fiat 682, grandi camion, hanno fatto la storia in Italia. Adesso andando a prendere un po' di calceviva, mi sa che butto la calceviva sul campo e poi dopo devo staccare che devo andare a cena. Sì, poi la cosa particolare del 682 N4 di mezzi ci sta questo. È che hanno noleggio e basta, non abbiamo comprato più niente. Vai, cosa stai dicendo? È che praticamente, vabbè, non so se sapete, basta premere X e il personaggio mette le mani fuori dal finestrino. Basta premere X. Lo scorso 4 marzo lei è andata a sì, votare. No, io non lo verrò più. Signora, i limoni, signora! Il 682 sì. T2 e il 682 N4. Sì. Praticamente appena ci sali basta premere X e... praticamente lei è una gang! E mette il braccio fuori. Allora, e poi praticamente quando sale o scendi chiude anche, apre e chiude la porta e se, sì, ti sì. Metti, se sali in prima persona ti fa l'animazione che sale ed è fatto abbastanza bene sinceramente. Ma lei è una gang. Ok, questi credo che bastano. La trebbia la porta in... sì, la porta in farm ci sta giù. Sì. Ci sta anche quello grande come, come garage. Sì, sì, inizia. Mi sono venuto a prendere la calceviva. Ogni volta mi dimentico. Sì, Mattia, però solo una volta l'ho fatto. L'ho fatto solo una volta perché ci ho preso un campo, poi ho preso il sarchiatore. Che per il momento dai, diciamo basta abusarne. Mangio, è andato via, sì. Sì, lo so che lo posso fare quante volte ne voglio, però... per ora diciamo basta. Sì, sì, lo so che è infinito, lo so. Però sono io che ho detto basta. Perché diciamo voglio crearmela anch'io dovuto un po' alla fattoria. La classe è bella come fai? Mattia, credo di sì, perché ieri sera mi ha detto di sì. Ora facciamo una cosa, provo a scriverlo, vediamo se mi risponde, se è tornato a casa. Vai, da me chiedono se questa sera vai in live. Dai, Mattia, l'ho scritto, vediamo. Ieri sera mi disse di sì, però non lo so. Ti piacciono le sue live, Mattia? Molto bravo, Matteo.
fa piacere, anche perché sta raggiungendo grandi traguardi con il suo canale, già a quota quasi 600. A me più Matteo, però perché mi piace un RP più serio. Ora il 6 richiede calceviva, mi sembra di sì. Aratura e calceviva. Bene. Ah, la calceviva. Scausa, scausa, una cosa del genere, scausa. Sì, scausa. Cos'hai detto, Marco? Ho detto la calceviva alla fine l'ho dovuta comprare a pallet. Sì. Ma in teoria non c'è. Sì, anche non molto bene. No. Purtroppo no. Vabbè, bisogna prendere la carriola a motore, tra virgolette, andare lì al negozio e farsi un bel carico e portarli. Sì. Six House, ah, Dani. Pure è molto divertente, mi piace tantissimo. Non so se ho una mappa che ha superato le 100 ore. Oddio, ti dico la verità, non lo so. Che abbiamo un Fiat, facciamo così. Cosa che ti dico, ci metto l'operaio, ci mette la calceviva. No, aspetta, però mi consuma i soldi. No, non mi devi consumare i soldi. Ma in teoria si può fare anche un investimento, ovvero quale? Comprare una falciatrice, un cassone e comprare il campo 28 che è già seminato ad erba e cominciare con il biogas che comunque fa abbastanza soldi. Mattia, io credo che tra un 5 minuti massimo stacco perché vado a cena. Non ho capito, Marco, aspetta che sto Fiat fa talmente di quel casino. Cosa stai dicendo? Ho detto, in teoria un investimento che si può fare è comprare il campo numero 28 che è già seminato ad erba. Mm-hmm. E poi comprare semplicemente una falciatrice da agganciare davanti a un trattore, un cassone da carico e cominciare con l'insilato. Che comunque dà molti soldi l'insilato. Il problema è che le falciatrici costano un botto, per il momento no. Le falciatrici...
quella che si mette davanti al trattore che costa 20.000, beh, se uno l'affitta 969 al giorno. Affittarle non costa niente. Cioè 900 al giorno è pochissimo. Sei pieno? 93. Ok, vado a prendere un counter. Cos'hai, frumento? Orge. Lo devo prima svuotare il rimorchio. Allora mi sa che della prossima live lo proviamo, facciamo così, dai. Per l'insulata? Vediamo di... No, perché comunque sono 8.000 soldi, siamo quasi verso la pancarta. Ma poi che cassone ci vuole, scusami? Quello da carico. Possiamo fare insilato con quello, no? Sì, cioè, basta raccogliere l'erba. E con la falciatrice davanti attaccata e questo dietro che la prende, poi si scarica nella trincia, si fa fermentare e poi si bisogna comprare un... Quindi anche col cassone da carico si può fare? Sì, il cassone da carico accetta comunque di nuovo l'insilato. Infatti se vedi sotto, tra le cose che accetta sia l'erba e sia l'insilato. Sì. Possiamo trinciarlo, cioè possiamo metterlo anche nelle trince della farm, tanto portiamo a mano. Ho comprato la falciatrice. Beh. La vado a prendere. Quale? Tranquillo, è buona. Fidati di me. La potting, è vero? La potting. Ci metterò 2 anni ad arrivare in farm, ma l'ho comprato. C'è un trattore che ha sia l'attacco frontale che posteriore. Ti piace, Matti? Che ne dici? Si vede che non stai a seguire la live. Non ha neanche il clacson. Ti dico solo BCS N8. Fa 12 km orari. È rimasto senza parole. Però c'è un problema. Quale? In teoria per scaricare al biogas bisogna comprarlo. Ah. Ma quindi, noi abbiamo i silos già in farm, se non sbaglio. No, dico, cioè proprio per venderlo. O almeno io sulla mia partita l'ho comprato, poi non so se lo faccio. Beh, Massimo, mica abbiamo il debito. Ma perché si può vendere? Credo di sì. In teoria se non abbiamo il prestito possiamo anche richiederlo un attimo, comprarlo e risanarlo. Prestito zero. Quindi in teoria si può anche far così. Poi vediamo, dai. Cominciamo già da ora a fare... No, ora, porto questa in farm, la provo a bordo di un campo e... E poi bisogna anche comprare il 28, quindi ci vogliono altri soldi. Quindi inizieremo a farlo con quello... Mattia mi conferma che è da comprare per venderlo. Infatti a me non faceva scaricare. Quindi sì, l'unica è chiedere un prestito per comprare sia il biogas sia il campo e poi magari... Ci penso. Ripagarlo. Ci penso, domani vediamo. Comunque con l'insilato si guadagna. Ma dove taglio che c'è il fiume, ne Matti? Che mi faccio il fiume? Che taglia? Ma l'hai visto il mio nuovo acquisto? Calcolo che ancora sto vicino al 3, come faccio 12 km orari. Ma no, poi mi si rovina il nuovo macchinario. È peccato, è così carino.
Vediamo se l'erba a bordo campo me la fa tagliare. Questa dovrebbe essere la mia. Ma non taglia niente. Cioè, o non mi fa tagliare quest'erba, perché deve essere un campo piantato d'erba. Ti piace, Marco? No, acquisto per tagliare l'erba. Ah, è già stata tagliata di là. Ma qui no. Raga, però non taglia. Che significa? Riesci ad accettarmi su Discord? Ah, ti devo spostare? Vabbè, ma tanto ora stacco. Vabbè, ti sposto lo stesso. Eccoti. Allora, cosa ne pensi del nuovo acquisto? Non so, però mi si era buggato un attimo il Discord, quindi non sentivo più. Sì, sono rimasto un po' sconvolto perché non mi ricordavo di aver inserito quella mod. Cioè, di averla scaricata io. Vabbè, ci sta. Però non taglia niente. Cioè, questa erba finta, secondo me, questa è in farma. Infatti. Sono soprattutto a cespugli, perciò... bisogna o seminare un campo di questa erba, cosa che non conviene, oppure comprare direttamente. Mattia dice che è già stata tagliata, perciò non la fa tagliare, tu? Ma anche il 27 e il 28, sinceramente. Qua un po' attagliata perché vedo un pezzettino di erba a terra. Andiamo da coperto. Soprattutto il 27 è lungo, quindi in teoria se uno compra la falciatrice, quella davanti al trattore, si mette lì e quando è pieno viene a scaricare. Questo è finito. In teoria qua... ho lavorato un po' male, ma non fa niente. Possiamo comprare anche il Challenger da 12 ruote. Sì, tranquillo, compriamo tutto. Che in codesta farm non ci entrerà. E dovremo farcela per forza per i campi, ma vabbè. Vabbè. Mattia, Matteo non mi ha risposto. Non so se è più tardi. Comunque se la fa di sicuro dopo mette. Arriverà su, sia su Discord. Non so se ci sei anche sul suo di Discord. Se non ci sei, te lo spammo. Allora. Perché devo togliere la mod fango reale? Ma tutti che mi dite. Ma in realtà. Tutte e due le mod, sia questa e sia l'altra, mi hanno dato problemi. La fango reale alla fine ho dovuto cambiare browser. E ci sono riuscito. Dopo tipo 5 tentativi, l'altra non ne voleva sapere, non ne voleva sapere il mio computer di Vabbè, Mattia, di installarla. Comunque questo è il Discord di Matteo 88esimo. Se ti vuoi venire ti ho inviato il link. Se non l'hai fatto già, così rimani aggiornato anche sulle sue live. Poi Riccardo, vieni proprio alla fine, sto staccando purtroppo. E vabbè raga, ci becchiamo alla prossima. Credo domani pomeriggio, domani verso le 17:15-17:30 più o meno. Dai, ciao ciao, buona serata.